Gli studi di Radio Free Station, buon pomeriggio. Ringraziando gli ascoltatori, tutti, il salotto di Mirtilla, la rubrica settimanale radiofonica, presenta oggi Eugenio Cugnoli. Ladies and gentlemen, Mirtilla! E buonasera ai nostri ascoltatori di Radio Free Station. Continuiamo con i nostri grandissimi artisti italiani e non solo, con Eugenio Cugnoli. Eugenio, tu ci sei? Eccomi, ciao. Eccolo a tutti, qui. Un salutone. Eccolo. Eccoci. Qui. Allora, io dico sempre che Genova è una delle città che ha dato forse i migliori cantanti, cantautori italiani. Sei d'accordo tu? Sì, sì, assolutamente, ne ho conosciuti anche alcuni e vabbè, poi a parte tutti sappiamo, conosciamo Fabrizio De André, che comunque è un poeta. Po' così, un po' il simbolo, diciamo, ma poi non solo, poi abbiamo avuto anche, comunque bisogna parlare assolutamente di Bindi e vabbè, Paoli e poi New Trolls, insomma, Ricchi e Poi, insomma, c'è stato veramente un grande periodo molto felice di musica italiana e ancora adesso ci sono comunque degli ottimi musicisti che suonano a Genova, che vengono da Genova. Senti, Ivano Fossati, mi stavo dimenticando, in grande, no, ecco, non lo dimentichiamo. Insomma, ce ne sono proprio tanti, insomma, sì, è vero. Bazar. Senti, e tu quando hai cominciato ad interessarti alla musica? Ma qualche annetto fa, nel senso che insomma era veramente il primo basso elettrico. Era il 1979 che mi è stato regalato da mio papà. Io andavo in prima liceo e ho detto: oh, una chitarra facile con quattro corde. E invece? E quindi è partita così. Quindi è partita con un regalo, che era un regalo di Natale? No, era una. In realtà, dico la verità, è stata un po' una mia mezza richiesta, nel senso che c'era un mio compagno di scuola che aveva iniziato a suonare il basso elettrico, e suo cugino era batterista, che tra l'altro è un valido batterista che ancora oggi suona nei gruppi genovesi e è molto, molto in gamba. Invece questo mio amico proprio ha smesso dopo poco, però è bastata la scintilla, insomma, io ho visto questo basso, questo chitarrone a quattro corde, vedevo che lui, insomma, lo studiacchiava, lo strimpellava e mi sembrava una cosa abbastanza semplice, visto che io non avevo esperienze precedenti, diciamo, di musica, a parte una questione forse di DNA, visto che ho un nonno che era proprio direttore d'orchestra e compositore in anni anche abbastanza difficili e quindi anche per il discorso della guerra, quindi molte cose che ha scritto sono state perdute. Mia madre mi ha raccontato un po' di cose di questo parente che non ho mai conosciuto, che però appunto è stato un autore di brani degli anni 50, così, tra cui un tango che è stato anche eseguito nella trasmissione di Paolo Limiti, che si chiama Iuna, dedicata a mia mamma. Pensa tu. E l'unica cosa che sono riuscito a trovare è stato proprio lo spartito di questo brano che mi è stato inviato da un collezionista, ed è l'unica cosa che ho in mano con la firma proprio di questo Mari, che era appunto il mio nonno, diciamo, che faceva faceva radio, dirigeva, scriveva canzoni, eccetera. Quindi dovevi per forza diventare un artista, non c'è nulla da fare, perché quando uno ha comunque qualcuno. Nel DNA, nel sangue. Ce l'hai sicuramente nel DNA. Senti, come hai cominciato comunque con il tuo basso? Nel senso che. Niente, ho cominciato e sono andato a lezione. Lezione? Non sapevo nulla, non sapevo niente. Quindi sono andato a lezione da un maestro che tra l'altro a Genova ha insegnato un po' a tutti, si chiamava Paolillo. Ed era un insegnante che
mi sembra che avesse appunto anche navigato, eccetera, e il bello è che insegnava appunto diversi strumenti, quindi chitarra, basso, fisarmonica e pianoforte, mi sembra. E quindi, insomma, mio amico andava lì, sono andato lì anch'io e mi ha insegnato i primi rudimenti, le prime cose. Insomma, sono partito così, i primi girettini di Boogie, di Rhythm and Blues, oppure quelle canzoni dell'epoca, insomma, quegli spartitini che giravano. Senti, quei canzoni. C'era qualcuno che ti ispirava in quel periodo, nei primi anni in particolare? Ma sai, a quell'età lì, diciamo che più che altro, se non hai un background familiare, appunto, che non ascolti, non è che ascoltassi, che non è che girasse della musica in casa, ecco. Quindi, a parte mio papà che è un appassionato di lirica, io non è che, quindi ascoltavo la radio, sentivo le canzoni dell'Hit Parade dell'epoca e poi si condivideva con gli amici, no? Senti questa che bella, senti quest'altra, così. E all'epoca c'era Renato Zero, che vabbè, era già lui. Così, molto dissacrante, molto particolare. Mi ricordo i primi dischi di Renato Zero, mi ricordo Lucio Dalla, mi ricordo c'era Leano Morelli, c'era Finardi, insomma, molto molta musica italiana comunque in quel periodo, ecco. Quindi i primi anni sono stati così. Poi ho scoperto il rock e col liceo sono arrivati Deep Purple, è arrivato Hendrix, i Boston, insomma, tutto un po' l'hard rock di quell'epoca, i Kiss addirittura con le maschere, insomma, mascherati, eccetera. Quindi poi mi sono buttato praticamente sul rock alla fine, sì, no. E si suonava quei primi gruppetti, insomma. Senti, qual è la canzone che di quegli anni, parlo io, che ha cominciato ad avere, diciamo, un successo e quindi ad avere un seguito per quanto riguarda il tuo nome, Eugenio Cugnoli? Cioè, quindi andiamo un po' avanti, perché io prima era un discorso di ascolto, di studio, certo. Di esperimenti, eccetera. Poi niente, poi come ti dicevo, appena ho scoperto il rock, praticamente niente, Deep Purple, Smoke on the Water, penso che sia un po' così per tutti, insomma, quelle famose tre note che è diaboliche, alla fine c'è un riff che ti entra proprio nel sangue, la cosa. Quindi io penso che Smoke on the Water sia stato veramente la rivoluzione copernicana del rock, che, insomma, quindi mi ha colpito moltissimo e ancora adesso, voglio dire, perché poi è facile suonare quel riff in maniera così, tra virgolette, sbagliata, no? Certo. Faceva su una corda. Poi studiando e capendo bene, poi insomma, studiando un po' tutti i vari a livello proprio armonico, ritmico, cioè come è nato questo riff, come funziona, la potenza di quella canzone, insomma, anche il testo, questo incendio, questa storia qua. Dello studio di Frank Zappa, insomma, a Ginevra, insomma, questa cosa qua, Montreux, e quindi niente, un po' questo, e quindi quel è il pezzo che ha bucato. Poi vabbè, poi c'era un sacco di musica all'epoca, gli Skip Valley sono usciti in quel, io mi ricordo che ho comprato tutta la discografia dei Queen, quindi praticamente dal primo disco dei Queen con un Mercury veramente giovanissimo sono arrivato fino al primo sintetizzatore, quindi mi pare The Game è stato l'album dove per la prima volta, perché loro nei dischi mettevano sempre no synthesizers, no? Perché c'erano questi effetti che utilizzava Brian May con la chitarra che sembravano dei synth, ma in realtà erano proprio dei pedali, delle cose che, tra l'altro, May, grandissimo chitarrista, uno studio degli effetti incredibile, eccetera, e quindi sembravano synth, in realtà c'era solo il pianoforte di Freddie e basta. Poi in quel momento, con mi pare The Game, finalmente è apparso primo synth, poi vabbè Radio Gaga, poi la colonna sonora di Flash Gordon, lì i sintetizzatori ce n'erano parecchi. E lì mi sono fermato, perché ho detto no, questi qua non sono più, cioè non mi piacciono, non sono più i Queen. Poi vabbè, poi chiaramente mi sono messo a ascoltare dell'altro, perché poi ho scoperto il jazz, la fusion, il funky, la disco music anni 70, insomma, poi mi sono buttato veramente su tutto, cioè ho cominciato a in qualche modo assorbire da tutte le parti, tutta la musica che arrivava da tutte le parti, insomma. Perché poi io, insomma, mi piace tutta la musica alla fine, quindi ho cominciato a introitare tutto quello. E quindi insomma è andata così. Mi dicevi, scusa. E ti dicevo,
il momento in cui ti sei sentito, tra virgolette, perché noi sappiamo che gli artisti non arrivano mai, no? Nel senso che se si sentissero affermati, logicamente non creerebbero più nulla di nuovo. Però un momento in cui hai capito, ormai questa qui è la mia strada, questo lavoro è andato benissimo, quindi ti sei sentito, tra virgolette, importante, conosciuto, un qualcosa cioè che ti ha dato tanta di quella soddisfazione che poi hai detto voglio continuare su questa strada. No, vabbè, essenzialmente la passione, cioè la passione è la cosa più, è il motore che spinge in assoluto. Tu hai fatto tante cose, collaborazioni. Sì, ecco, qual è la collaborazione che ti ha dato maggiore soddisfazione o che ti ha fatto capire, tra virgolette lo metto io, quel sono arrivato? Ma no, beh, quello non si può neanche, cioè nel senso io non è che sia arrivato nel senso da nessuna parte, penso che sia un discorso di onestà con se stessi, cioè praticamente tu fai quello che senti di dover fare e poi soprattutto io ti dico, concepisco la musica così, come una costante ricerca e poi soprattutto... Vabbè, c'è stato un periodo in cui veramente io volevo proprio, cioè mi ero imposto di vivere di musica, quindi cosa è successo? Che Genova comunque è anche una città difficile da questo punto di vista, cioè come dicevi tu giustamente, è un vivaio di musicisti, eccetera, ma questo non significa che ci sia veramente del lavoro, cioè che tanto lavoro musicale, anzi ti posso dire che c'è stata una crisi negli ultimi anni che è stata veramente incredibile. Io, come hai detto giustamente tu, io ho fatto veramente di tutto, cioè dall'orchestrale di Liscio a collaborare con i DJ e a fare anche, che ne so, il piano bar, piuttosto che, cioè, insomma, ho fatto veramente di tutto e soprattutto tutto. Avendo anche una certa vena creativa, per fortuna, un po' discontinua devo dire, perché poi a me piace anche suonare le cover, comunque suonare i brani di altri, studiare i brani di altri, eccetera, però a livello creativo... mi ero buttato molto nelle musiche per i documentari, no? Quindi a Genova c'erano un po' di case di produzione di documentari e ho fatto un po' di sonorizzazioni, un po' di questi lavori di audio in cui si componevano delle musiche ad hoc, però ti ripeto è un settore che poi è andato molto giù, cioè poi è cominciato a uscire a girare musica di pubblico dominio e i prezzi, cioè comunque non è che ci fossero grandi cifre che giravano e comunque e magari lavoravi parecchio, dovevi sincronizzare comunque tante ore di immagini e non è che ricevevi un compenso proporzionato al lavoro che si faceva, è normale. Esatto, poi di colpo da 10 società di post-produzione sono rimaste 3, poi da 3 ne è rimasta una, cioè insomma è calata parecchio. Quindi però mi stimolava molto perché comunque sentivi proprio la tua musica che commentava delle immagini, quindi poi a Genova abbiamo dei posti insomma da commentare, no? Quindi c'è tutto il discorso del Porto Antico, dell'Acquario, certo. La Commenda, ci sono anche dei posti un po' medievali, il centro storico e poi quelle ville che abbiamo, quindi insomma c'erano questi documentari che mi venivano commissionati, ma anche cose più scientifiche, anche cose più pubblicitarie, non solamente documentaristiche, e quindi ho fatto per un po' quello, ecco. Poi qualche disco chiaramente, insomma mi sono anche dei concorsi, ho fatto anche 2 edizioni di un festival di autori per Sanremo, in cui la finale mi ricordo che la conduceva Claudio Lippi con Luana Ravegnini e tra l'altro io ho conosciuto Gio Di Tonno, che è uscito proprio da quel, cioè uscito, diciamo, era sconosciuto prima, è uscito da quel festival. Gio Di Tonno, poi c'era Zenima, che è una cantante che aveva cantato con Mango a Sanremo, e quindi c'era in gara anche lei. Poi ho conosciuto una bravissima cantante che oggi è una grande voce blues genovese, che grazie a 40, che era tra i partecipanti a questa kermesse dove lei cantava un brano di un autore, perché era un festival di autori e lei metteva la sua voce su un brano scritto apposta per l'occasione, e me la ricordo ancora adesso, che oggi è molto cambiata, è diventata veramente una blues girl, bellissimo. Blues woman. Sì. Bellissimo. Insomma, ho conosciuto gli autori, ho conosciuto anche persone sconosciute al grande pubblico, ma ad esempio uno che era il corista di Anna Sorrenti nelle tournée, bravissimo tra l'altro, ed era lì con noi,
poi insomma vari personaggi insomma che giravano, e ho fatto un po' di queste cose e poi ho continuato a comporre musica e mi sono messo a fare anche della musica lounge e mi è piaciuto molto il primo periodo della chill out, quando uscivano le prime compilation tipo Caffè del Mar, belle, Monte Carlo Night, e lì veramente sentivi della musica molto fine, molto bella anche creativamente parlando, però su delle ritmiche molto fluide, molto piacevoli, quindi tu potevi sorseggiare un cocktail, insomma. E quindi ho fatto 4-5 dischi di queste cose qua con degli amici, tra l'altro mi piace collaborare molto con, cioè fare queste collaborazioni. Stupendo. Cioè, il bello della musica è anche quella che incontri persone, insomma, condividi anche dei momenti, delle cose, e poi escono delle cose carine che magari l'apporto di un altro ti completa, insomma, tu completi lui, insomma, quindi c'è questa cosa che è veramente molto emozionante, insomma, certo, rispetto a fare tutto da soli. Certo. Senti, parlando invece dei tuoi brani, adesso io ho preso un brano, ne ho scelto uno, vediamo un pochino che cosa tu ci vuoi dire di questo brano, Vanguard Caffè. Ecco. Vanguard Caffè. Vanguard è un Vanguard. è una traccia, appunto, come ti dicevo prima, proprio rimanendo nel discorso che stavamo facendo. È una traccia lounge che ho fatto insieme a Michele Fiore, che tra l'altro è un ottimo, appunto, produttore, manager musicale che sta facendo tante cose, anche in questo momento è molto, molto prolifico, insomma, sta facendo parecchie cose anche insieme, anche per quanto riguarda la, appunto, questa corrente, diciamo, di musica da club, e fa anche molte altre cose, però diciamo che noi ci siamo incontrati e ci siamo messi a collaborare proprio su questa corrente musicale lounge chill out, e niente, praticamente lui è anche collabora con Papa DJ, che è il resident DJ del Buddha Bar di Monte Carlo, dove tra l'altro c'è appunto un mio brano in una compilation che lui ha prodotto, no? E c'è questa Vanguard Caffè, che appunto è una traccia che ho voluto fare insieme a lui su questo progetto, che comprende anche altri dischi e altre tre compilation, mi sembra. L'andiamo ad ascoltare insieme, hai voglia? Ok, sì, okay. Volentieri. We'll be right back.
Complimenti veramente tanti, molto bello questo brano, sarà appunto che io adoro comunque questo genere musicale, quindi mi ha presa veramente tantissimo. Complimenti, bravissimo. Senti, una cosa che tu hai fatto e che penso ti abbia dato anche tantissime soddisfazioni è diciamo una musica che tu comunque hai fatto utilizzare nella vita che verrà di Pasquale Pozzessere su Rai 1 con Valeria Golino e Stefano Dionisi. Come ti sei sentito quando, perché comunque era un lavoro abbastanza importante quello. Ci sei o ti ho perso? Vediamo se ti ho perso. Forse ti ho perso, allora mandiamo un'altra canzone. Vediamo, mandiamo un'altra canzone e dal titolo Insieme per loro. Poi ci faremo spiegare. Calda che dal mio cuore parla a te, dal mio cuore parla a te, nel cuore e nell'anima c'è un mondo di luce, sai che ombre non ne ha. Per loro io e te, un unico coro che canta nel blu.
lasciamoli soli. Torniamo qui in diretta dopo aver non soltanto recuperato il nostro ospite, il nostro Eugenio, che così mi era caduto dalla linea, ma l'importante è far vedere comunque che siamo in diretta noi, che non è una registrata, e quindi diciamo che quando si è in diretta si hanno delle emozioni particolari, almeno per me, non sono cose preparate precedentemente che si possono poi correggere e via dicendo, no, noi siamo proprio prettamente in diretta. E questa canzone, a parte che è molto bella, simpatica, molto dolce, ma c'è una voce femminile, chi è questa cantante? No, qua si tratta essenzialmente di, abbiamo utilizzato dei turnisti di studio, quindi non, il brano è nato da un'idea musicale del pianista, che tra l'altro saluto, Marco Maggi, con cui abbiamo condiviso l'esperienza degli Avantgarde Boys, appunto per quanto riguarda la musica lounge, questi quattro album editi dalla De Vega. E con lui abbiamo fatto anche appunto altre cose, tra cui anche canzoni italiane, e abbiamo partecipato anche appunto, ero con lui alla, a questo festival, queste due edizioni, questo festival degli autori di Sanremo di cui ti parlavo prima. Ci abbiamo condiviso parecchie esperienze, e tra cui anche questa canzone che è nata sull'idea di diciamo delle problematiche legate all'infanzia. Nella prima parte, cioè nel primo periodo, all'inizio è stato il tema preponderante era quello dei bambini scomparsi, quindi c'era un'associazione che si occupava di questi bambini scomparsi, era il periodo di Sant'Inarenda, no? Sì. E ancora adesso si parla, a chi l'ha visto, si parla ancora di questi problemi qua, di persone che non sono mai state più trovate. E, ecco, e in quel periodo c'era stato così, abbiamo conosciuto questa associazione, eravamo stati anche contattati appunto con musicisti e ci piaceva poter partecipare, insomma dare un contributo musicale, che è la cosa migliore che la cosa che forse potevamo fare meglio, penso, non lo so. E quindi abbiamo fatto questo brano, c'era questa musica appunto di Marco, poi il testo l'ho scritto io insieme a Benny, che era il nostro cantante di allora, perché all'inizio avevamo un cantante, poi ci siamo buttati sulla musica strumentale per quanto riguarda la lounge, però all'inizio questo gruppo che si chiamava Avantgarde hanno fatto addirittura un vinile, quando c'erano ancora i vinili, quindi stiamo parlando di qualche anno fa, qualche anno fa, era l'89, addirittura pensa che l'abbiamo fatto per una etichetta indipendente di Savona, quindi poi chiaramente ha chiuso i battenti dopo un po', dopo qualche anno, e, però appunto aveva creduto in noi, abbiamo fatto questo disco ed eravamo praticamente un gruppo, come ti posso dire, pop balladile, un po' una cosa, all'epoca andavano forti Simply Red, c'era Sade, allora avevamo fatto un po' di musica su questo genere che è melodico ma anche molto ritmato, no? Sì. E quindi c'era questo cantante che appunto cantava molto bene in inglese e poi vabbè, poi si era poi dedicato a fare il solista, aveva fatto anche lui il turnista in studio, poi credo che si sia poi ritirato dalle scene, insomma, non ha fatto niente. E noi siamo andati avanti invece in maniera molto stoica, no? Proprio facendo sempre musica, però ci siamo buttati su un genere più strumentale, pur facendo anche collaborazioni, sai, con vari con cantanti, autori, così. E quindi con lui abbiamo scritto il testo, poi però prima l'abbiamo, sulle prime l'abbiamo inciso noi, poi in realtà per una serie di vicissitudini abbiamo optato poi per fare, intanto è venuto fuori un editore interessato, che tra l'altro è, lo saluto anche lui, è Pino Maio di Torino, della Musicando Edizioni La Locomotiva, uh-huh. E che lui ha creduto in questo progetto, e quindi diciamo che lo ha preso come edizioni, e abbiamo fatto in studio su da lui con dei turnisti, appunto c'è questi due cantanti che hai sentito, molto molto bravi, sia la voce maschile che la voce femminile, e abbiamo realizzato questo lavoro qua, che poi praticamente abbiamo diciamo così prima all'inizio appunto era di appoggio alla questione dei minori scomparsi, poi la cosa si è allargata perché appunto il tema dell'infanzia è molto vasto, perché certo. Poi ci sono anche altre problematiche, quindi poi avevamo proposto all'UNICEF,
però c'erano un sacco di cantanti famosi che già collaboravano, facevano cose per l'Unicef. Alla fine di tutto questo discorso è piaciuto molto a Telefono Azzurro per quanto riguarda il coordinamento della Liguria, e l'abbiamo eseguito per loro, quindi comunque il problema sempre dell'infanzia, le problematiche dei maltrattamenti, insomma dei bambini lasciati soli, comunque i genitori separati, violenze domestiche, insomma un po' tutto quello che è. Poi, certo. il tema poi si allarga, insomma, certo. Molto, però l'importante era poter testimoniare, insomma, fare una cosa che fosse nel nostro piccolo potesse dare in qualche un contributo. Modo, sì, dare un contributo, ecco, questo è un po' la storia di questo brano. E quindi ogni volta che ci capita cerchiamo di riproporlo, insomma, per queste finalità qua. Senti, hai parlato prima di disco vinile, credi che ci possa essere un ritorno, visto che attualmente si comincia di nuovo a riparlare, no? Di incidere. Sì, è vero, è vero. Ecco, tu ci credi in un ritorno? Guarda, problema, io ci credo, nel senso che sono anche molto affezionato al vinile. E chiaramente è indubbio che il suono caldo, eccetera. Ti posso dire che, a parte il fatto che poi anche l'oggetto, cioè nel senso che il disco di vinile era veramente un oggetto, aveva anche tutta una situazione anche di confezione, di copertina, di foto, no, c'era un certo spazio anche per poter inserire immagini, foto e pagine, addirittura testi nel CD, e cioè ragazzi ci vuole l'ingrandimento. Infatti. Non si leggono neanche i titoli a volte, quindi è bravissima, infatti. Ma poi a parte tutto questo, vabbè, problema forse anche secondario, ma è il fattore proprio che, non so, è come se si fosse un po' persa una magia, no? Che c'era legata alla produzione, all'uscita di un lavoro, no? E c'era forse più. C'era l'attesa, certo. C'era, sì, l'attesa, c'era davanti al negozio, sì, la lavorazione stessa. Un rituale, insomma, io credo che fosse una cosa quasi appunto un rito, no? Questo dell'EP che usciva, eccetera. Dopodiché si è un po' tutto rimpicciolito, poi vabbè, si parla di musica liquida, cioè quindi crisi del disco, cioè secondo me è un po' tutto collegato alla fine, cioè quindi gli artisti che vivono di concerti, i dischi che ormai, cioè non, insomma, i negozi di dischi sono quasi spariti, pochissimi, la musica che scorre velocissima, scaricata, cioè è un po' andata così, ecco, c'è stata un po' questa mutazione che non è che sia poi così tanto positiva. L'unica cosa che ti posso dire è che a me quello che mi faceva imbestialire del vinile era quando si rigava, quindi sì, tutti i rumori, quello veramente mi dava proprio fastidio, cioè la cosa, il deterioramento, ecco, quindi bisogna conservare. Però è anche bello perché quando il disco era deteriorato, perché vuol dire che era stato, sì, ascoltato, beh, tante volte. Solo, ecco, ci potrebbe essere la maniera per, ma credo che se lo dovessero rifare oggi effettivamente dovrebbe essere fatto in modo tale che non si graffi. Esatto. Sarebbe bello che fosse di nuovo delle dimensioni, sì, almeno le dimensioni così, però magari rivestito da una, che ne so, una pellicola in plastica trasparente, magari, però che tornasse un po' come magari un grosso laser disc, non so come, sì, dire, sì, sì, magari forse ha dei costi che sono forse molto pesanti, però sarebbe bello avere un LP tra virgolette a lettura laser, no? Però bello, con tanto di copertina, magari con dei contenuti interattivi, che ne so. Sì. Questi CD mi sembrano veramente un po' delle scatolette, non so come dire, ma che, sì, comunque voglio dire, ancora, andrebbe ancora bene, ma qui si parla anche di della fine anche del CD, perché tanto ormai, voglio dire, basta un iPod, basta una chiavetta, basta un hard disk, insomma, è questo che è un si po' porta tutto dietro. E poi comunque veramente il mercato del disco che è finito, insomma, in poche parole, ecco, non è più come era prima. Ma secondo te dipende da internet o dipende dal fatto che le case discografiche ce ne sono poche, molti artisti, diciamo, perché io vedo che all'estero comunque si vende abbastanza ancora. Sì, assolutamente, quindi, vabbè, l'estero nel senso, qui si parla di multinazionali comunque, certo, alla fine, quindi qui ecco, poteva essere un discorso forse di un mercato indipendente che però non è, che però deve avere una distribuzione nazionale, non è che si può. Cioè, io mi ricordo i Litfiba che erano partiti con un'etichetta indipendente, no? Molti, c'era un periodo in cui molti prodotti significativi della musica italiana erano assolutamente musica indipendente.
Quindi voglio dire, questo era un bel mercato, c'è ancora, voglio dire, una fetta così di mercato indie o indie, come si dice, però alla fine comunque la crisi c'è, è nera assolutamente. In questo momento non vedo grandi possibilità a livello discografico. All'estero sì, va un po' meglio, però è stato un po' tutto collegato secondo me, anche quindi le discografiche, specialmente quelle piccole, che si sono ridotte, il mercato del disco che è calato, è stato tutto un procedimento un po' a catena, ecco, secondo certo, me. Certo, quello sì. E quindi è dura fare un po' risalire tutte le, insomma, ritornare un po' più su, ecco. Infatti. In questo senso la vedo un po' dura. Infatti. È giusto che la musica sia assolutamente dal vivo, che ci sia il trattenimento, live, eccetera. Però accidenti, cioè la discografia è bello importante, anche la discografia, cioè, anche perché il live sì, non è che resti, il live sì, non rimane. Sì, assolutamente è questo, no? Poi è un po' la storia dell'artista che ti entra in casa, praticamente te lo tieni lì, è un po' come avere un bel libro, no? Quindi e poi c'è proprio la storia dell'artista che la rivive ogni volta che tu prendi in mano e suoni questo lavoro, insomma, che ha fatto. Non dimentichiamo, quindi, insomma, che era uno dei regali più fatti, no? in qualunque tipo di occasione, da compleanni onomastici, sì. Ma sia per i grandi che per i bambini. Cioè io vedo ancora oggi si regala a noi il CD magari con la favola, però c'è la musica, c'è la canzone. Sì, è uno di quei regali che diciamo, piace tanto agli altri e non costa nemmeno tanto rispetto, diciamo, ad altri regali che potrebbero costare maggiormente. Quindi... No, infatti, a parte un po' il discorso dell'IVA, che forse l'IVA sul disco è un po', insomma, forse non so, mi sembra che si poteva fare qualcosa di meglio, forse certo. Sul discorso dell'IVA. Però comunque sì, è un regalo molto significativo e molto importante. Io spero che, insomma, che almeno il CD resista ancora un po', perché se sparisce pure quello con tanto di booklet Addio. E cofanetti vari. ci troviamo veramente con la musica così aerea e basta, cioè, infatti, quindi un po', no? È un po' che poi non resta più niente, voglio dire, gli MP3 scaricati è un qualcosa che basta che si rompe il PC e hai perso tutto, voglio dire, o basta che si rompe un hard disk e si perde sì, tutto. È chiaro che scusa se ti interrompo, voglio dire, cioè nel senso, è chiaro che la rete è sicuramente una grande risorsa, ovviamente saputa usare con grande criterio, con grande attenzione, ed è una grossa risorsa, nel senso che comunque è un divulga sì, in modo artisti, molto sì. efficace, molto certo. rapido, eccetera. Però non dovrebbe essere l'unico mezzo, ecco, il problema è questo, che oggi anche i ragazzi giovani che non hanno l'esperienza, non hanno visto le cose che abbiamo visto noi, forse anche un po' pionieristiche, però abbiamo avuto un bel periodo comunque a livello discografico, musicale, eccetera. Loro non l'hanno visto, adesso hanno questa musica liquida che viaggia velocissima. E non, cioè nel senso, non sanno apprezzare quello che non si ha in casa, sì. Sì, non si ha in casa un contenitore, no? Un contenitore dove mettere. Io mi ricordo appunto, avevo la casa piena di porta CD, porta dischi. Adesso dove li mettono? Si faceva la copia del disco su cassetta per non suonarlo troppo, poi chiaramente la cassetta aveva i suoi problemi perché si smagnetizzava, si rompeva il nastro, eccetera, però comunque tu potevi sempre farne una copia, ci si poteva anche scambiare queste cassette, no, con la musica certo. e mantenere il disco, il vinile nel suo reparto, insomma, in ordine, eccetera. Ed era tutto un rito anche questo. Oggi purtroppo i ragazzi conoscono solo internet e pensano che la musica esista solo tramite internet. Sì, è vero. È molto tra l'altro c'è da dire anche un fatto, per quello che ricordo io, per quanto riguarda la mia esperienza, che il disco era un pochino tipo l'automobile, no? Che non si prestava. Se tu vuoi ascoltarlo lo senti a casa mia, ma io non te lo presto, perché se poi si rovina era un qualcosa di cui uno era geloso. Eravamo gelosissimi dei nostri dischi comprati, pagati il prezzo di allora, comunque anche lì, cioè, per un ragazzo era comunque un mettersi da parte i soldini e finalmente aspettare con trepidante attesa che uscisse l'ultimo disco del cantante preferito, era veramente una cosa, insomma, preziosa.
Quindi questo è innegabile, insomma, oggi è un pochino diverso e certo. Questo bisogna riconoscerlo. Quello sì. Ora stiamo un po' a vedere cosa succede, cerchiamo di recuperare il tutto, infatti bisognerebbe appunto però uno dice la speranza è l'ultima a morire, no? Quindi speriamo veramente che si ritorni. Ma poi volevo anche aprire una piccolissima parentesi sulle radio libere, cioè anche lì c'era veramente un fascino nella radio libera, come c'è anche in questa nostra intervista, nel senso, no? Questo contatto umano che comunque si crea, però nella radio libera aveva il suo fascino e c'erano queste radio che non erano solamente, come dire, per usare una brutta parola, pilotate, ma comunque gestite nelle loro programmazioni, palinsesti, eccetera, da varie società multinazionali, eccetera. E quindi tu veramente andavi in queste radio dove trovavi delle persone che erano dei cultori di musica, anche di determinati generi, c'erano delle rubriche, io ho fatto parecchie interviste, mi ricordo un Radio Liguria 1 e cose del genere, anche se ti devo dire che ancora adesso mi ricordo questa piccola rubrica su Radio Rai 1 che mi pare si chiamasse Demo, dove avevano pubblicato un nostro brano, quindi certo. C'erano questi due giornalisti, due appassionati di musica che conducevano questo programma Demo e quindi si dedicavano proprio alle nuove proposte a livello così anche indipendente, no? Quindi gruppi, eccetera. E io avevo mandato questo brano, nostro lounge, il primo brano tra l'altro che abbiamo prodotto di musica lounge, si chiamava Jazzimuth, e l'avevano appunto recensito e mandato in radio. A parte questo, e quindi le piccole rubriche che si occupano di questo, che appunto in Rai o comunque in varie emittenti importanti nazionali, però c'era queste grandi radio libere, cioè grandi, tante radio libere, anche piccoline in realtà, che dove potevi fare appunto un'intervista, una recensione. E adesso queste qua sono veramente diminuite tantissimo ed è un peccato, sono veramente. Quelle di internet, le web radio, per carità, molto, molto belle alcune, anche insomma condotte da persone veramente appassionate e che riescono anche a pubblicizzare un po' gli autori, i musicisti, insomma in generale, quindi questa è comunque una bella cosa anche tramite internet, per carità. Magari sì, anzi puoi farlo a distanza invece che recarti nella radio stessa, insomma. Certo. Però ecco, quello che manca appunto è il vinile, come dice Gianni, un nostro ascoltatore che sta appunto scrivendo, niente può sostituire comunque un vinile, non c'è nulla da fare, non c'è nulla da fare. Questo è verissimo. Sì. Senti, Eugenio, purtroppo il nostro tempo a nostra disposizione è quasi terminato, io comunque manderò le tue canzoni in rotazione, le passerò anche agli altri speaker e vorrei che tu però salutassi i nostri ascoltatori dicendo il tuo nome d'arte e dicendo anche io ascolto Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Allora, un saluto a tutti, io sono Eugenio Cugnoli, bassista, voglio mandare un salutone a tutti e vi abbraccio tutti, vi auguro una buona serata e io ascolto Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Grazie.